Grazie prima di tutto a CNA che ci ha scelti come partner e per noi è un grande onore, un grande piacere poter aprire qua nella nostra università aziendale, nel nostro auditorium, il primo di una serie di incontri. Sono incontri rivolti alle piccole imprese, alle micro imprese. Ci fa piacere che non sono solo associati di CNA, ma sono tutte le imprese che hanno il piacere di venire a condividere con noi questo ciclo insieme. Avremo una serie di persone specializzate in tutti i temi che tratteremo. Questa sera iniziamo con il tema degli investimenti, ma poi ci sarà i sistemi di pagamento, ci sarà startup, ci sarà tutta una serie di incontri volti a dare assistenza e consulenza proprio alle imprese. Riteniamo che sia doveroso da parte nostra mettere a disposizione le nostre migliori risorse, i nostri migliori specialist per poter dare risposte e soluzioni alle imprese. Cercheremo di vedere, partendo dalla congiuntura economica, che tipo di opportunità comunque il mercato ci riserva. Andremo quindi ad analizzare alcuni dati che sono caratteristici di questo periodo e che sono appunto anche di recente emanazione, e partendo da quelli ci soffermeremo su alcuni spunti che comunque possiamo trarre per, soprattutto dal punto di vista delle imprese, provare a sollecitare alcuni investimenti che le leggi in questo momento facilitano con una serie di agevolazioni. Nella seconda parte dell'incontro andremo invece ad analizzare gli elementi essenziali che si rintracciano all'interno del bilancio piuttosto che del business plan e che sono utili dal punto di vista delle banche per la valutazione del merito creditizio, per la sostenibilità del debito e per consentire un futuro alle aziende. Questa sera parleremo di finanza agevolata, un tema molto sentito dalle piccole e medie imprese. Siamo qui ospiti di Banca Sella e di CNA, in quanto come loro affianchiamo giorno dopo giorno appunto le aziende, proponendo e agevolando i loro investimenti.